Perfetto, allora proviamo che poi ve le riporto sul secondo canale tutti questi tralci di Mega Live. Se vi siete persi la Mega Live, seguitemi su Twitch, se no le recuperate qua. Super Mario Party, prima volta che lo giochiamo, prima volta che lo testiamo, siamo pronti per vedere come funziona. Okay. Due giocatori, console Nintendo 1, per. Ma puoi mantenerlo okay. Così, no? Grazie Gibbo Gibbo, grazie per i 55. Il bot non funziona? Che bot? Sono io la superstar. Aspetta, fammi controllare. Provate adesso per i bot. Vai, saltiamo, Ma tu stai calmo. Ah, partiamo già così. Io Luigi. Ah, volevamo prendere. Beh, oddio, non lo come so. Come si chiama il fungo? Goomba, non Goomba, lo sapevo. Goomba, sì. È tipo timido, sì. Tanta talpa. No, queste le chiamavo solo talpa io. Vabbè, sì, pure io. Bowser Jr. non l'ho mai visto. È il figlio visto, di Bowser, sì, sì. Ma ci sta in qualche gioco? Sì, sì, in tanti. L'ultimo dove l'abbiamo visto è Super Mario Wonderland, bellissimo. Ah. Super Mario Wonder. Martel Koopa, sempre tipo la versione cattiva di Koopa Troopa. Ah, non funziona neanche. Non funziona un cazzo? A posto. No, il bot però dovrebbe funzionare adesso. No, me l'ha ristaccato un'altra volta. Aspettate, Riprovate. Ah, intanto la cambio io la categoria. Ah, no, ha fatto. Adesso funziona. Sì, a posto, sì, a posto. Grande. Sì, a posto, a posto. Daisy. Vabbè, dai, vediamo, vogliamo prendere. No, non lo so. Allora, se prendi quelli seri, prendo Luigi, che è verde. Se no, perché? Copa. Che gli altri sono scemo. No, vabbè, però no, io non so che cazzo dobbiamo fare, però. Io prendo tanta talpa. E io prendo Copa, dai. Ok. Vai. Ci spieghi che dobbiamo. Dai, Ah, muoviti, così. Ma muoviti per cosa? Ti do il benvenuto a Piazza Party. Con chi vuoi giocare? Con me, con me. Ah no, questo è. No, gli avversari, noi già giochiamo. Medio, difficile, molto difficile. Vabbè, partiamo con medio. Medio, sì. E non abbiamo mai giocato, non sappiamo che dobbiamo fare. Capiamo come si gioca. Guarda quanto sono cuccioso. Sai cosa ci vuole per dare la giusta carica? Un bel pip urrà fatto con entusiasmo. Prova e vedrai. Sarà ancora meglio se lo fate insieme con il giusto tempismo. Una parola. C'è il mio fisico tant'altro. Come si fa? Pip pip urrà. Momento. È momento. Non mi hai fatto fare pipurra. Tutto tu. Mo. Volevo fare pure il pipurra. Ma tu non sei coordinato. E stavo infilando il laccio. Ecco, adesso il legame con i tuoi compagni di squadra è ancora più forte. Non trovi? Già siamo partiti con una coordinazione estrema. Buon divertimento e a presto. Bravi tutti. Oh. Se vuoi modificare la tua squadra, vieni pure a trovarmi. Sì, voglio giocare con Lara. Ma siamo in squadra, non possiamo essere contro. Ci vediamo, dico sul serio, Guarda quanto sono bellino. Abbiamo lo stesso. Ma pure Copa. Ah, ma aspetta. Ma io non mi muovo. Oh, Copa! Ma stai giocando solo tu? Madonna, San, se tu ti muovi, no. E questo ha chiamato solo a te. Perché Copa è Copa. Con così tante attività potresti perdere l'orientamento. Per fortuna è un rimedio ideale. Vabbè, veloce. Per bere. Oh, bravi, si chiama Party Pad. Sono sicuro che ti tornerà molto utile. Vediamo un attimino. Party Pad, lo usiamo così. Ora puoi usare il Party Pad. Ha un sacco di funzioni utili, specialmente una mappa per selezionare le attività istantaneamente. Puoi tornare alla piazza chiudendo il party. Va bene, Mario Party. Partner Party. Acque selvagge. Parco del ritmo, minigiochi, entrata. Partner Party. Scusa, partiamo dal primo, sì, Mario Party. Tabellone in cui giocare usando i dadi, vince chi termina con il maggior numero di stelle. Va bene. I dadi no, non si può. Sfortunata. Ah no, questo è solo ti spiega com'è, non è che puoi giocarlo così. Ah, ok. Vabbè, andiamo dietro, che cazzo ne so. Vabbè, vieni con me, talpa. Proviamo questo qua, dai. Allora, bisogna scegliere quale ramo del fiume affrontare e fare lavoro di squadra per giungere al traguardo. Vai. Oh, acque selvagge, signori. Godi la crociera nella giungla. Dai,
La vedo proprio male, malissimo. Cop, scegli i percorsi del fiume da affrontare, va bene. Sì, ma... scegli un lato e poi si parte. Allora, mettiti... ah no, siamo giusti, uno da un lato e uno dall'altro. Così almeno se questi due rincoglioni di non fanno per niente... per me è ok, io sto a premere ma non dice niente. Ok. Mo' vediamo se ci spiega come si gioca, però, perché è partito... sì, ma contro chi stiamo? Cioè, se è solo cooperativa, la sfida qual è? Vi do il benvenuto a Acque Selvagge. È la prima volta che navigate in queste acque, sì. Questo è il luogo che ho usato da molto tempo come punto di partenza e spedizioni fluviali. Le acque calme e la brezza piacevole potrebbero farvi pensare che navigare lungo il fiume sia un gioco da ragazzi. Sbagliato! Superato questo punto, la situazione inizia a farsi alquanto turbolenta. Dovrete affrontare onde impetuose e ostacoli rocciosi, nonché una fauna decisamente ostile e territoriale. Il pericolo è dietro ogni angolo. Quello è pericoloso. È davvero un posto pieno di insidie. In certi punti il percorso del fiume si dividerà. Ci sono così tanti percorsi alternativi che finora neanche noi siamo riusciti a scoprirli tutti. Mi raccomando, nervi saldi e gioco di squadra. Solo così supererete tutti gli ostacoli. Per sicurezza, che ne dite di una rinfrescata alle regole del canottaggio? Vedi che secondo me era meglio Mario Sport, eh? Sì, ascoltiamo le regole. Ma troppe... perché troppo... che cazzo ne so, non si capisce un cazzo. Allora, i remi così. No, allora... la rotellina deve stare su, quindi, per tutti e due. Così. Cioè, la ok. Io stavo sulla sinistra, quindi io devo fare così e tu devi fare di là. Va bene. Ricorda che se dobbiamo girare, io così e tu in retromarcia e andiamo così. Ricorda il perno. Sì, come ci abbiamo fatto in kayak. Allora, stem frisco. Noi siamo andati bene, gli altri si sono incastrati nelle fronde. Quello sì. Quando scade il tempo la vostra spedizione si conclude. Va bene. Facendo scoppiare i palloni parteciperete a dei minigiochi. In base alla vostra prestazione nei minigiochi otterrete dei secondi extra. Vai. Possiamo partire? Mi sono dimenticata la, la parola d'ordine per navigare è cooperazione. Forza allora. Uno per tutti, tutti per uno. Ma che pippurrà, dai. Alza. Un quarto d'ora dopo però. Ci stiamo avvicinando alla linea di partenza. Cominciamo l'avventura. Eia, ma... allora, aspetta. Oissa. E uno. Sei? Ah, copa. E due. Ma sta andando bene? Sì, è a me che non funziona. Vai. 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 Meno forte, meno forte. No, dobbiamo andare dritti, quindi va bene. Ma mi stai spingendo come il bracciolo. Vedi? Guarda come si... dall'altro lato, dall'altro lato. E voi dovete spingere, però. Meno, meno. Indietro, indietro. Ah, ne hai capito un cazzo. Tu devi andare indietro quando è così. Ho capito. Ok, ferma. Ok. Mi sta cadendo dalla sedia. Metti... abbiamo perso? No, no, il minigioco. Trasporta il carrello fino al traguardo. Fai attenzione alle piante piragna. Era meglio lo sport. Prima fa? Dobbiamo muovere il carrello. Aspetta, ancora non partiamo. Dove va? Così. È il tutorial. Cioè. Tutto pronto. Vai. Ok, metti ok. Ok, quei due tasti, bravissima. Allora, quando io dico poi indietro nella cosa, tu vai indietro. Ma io mi impappino indietro, io faccio così e basta. No, poi ci pensa Luigi funziona. Dietro. Che dobbiamo fare? Con l'analogico. Ah. Aspetta. Aspetta, ferma, aspetta. Ferma. Vai. Su. Destra, ferma. Vai, 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 vai. Veloci, 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 veloci. No, veloci. Quella c'è acchiappa, acchiappa a me. No. Vai, 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 vai. Aspetta, porca troia, a me ma piace. Cazzo, non spingere. Sei? Ma devi coordinare. No, quella ti mangia. E se ti muovi, cazzo, no, stavo dai. Andando dietro. È perché lo sapevo, non ce l'avremmo fatta mai. Ma tu devi avvisare, non è che lei decidi di andarsene dietro. Se no, spinga una parte, una all'altra. Voto B, incredibile. Vabbè, il pippurrà, amo questi cazzi, il pippurrà. Già sto sudando, lo dico. Beh, ho guadagnato... là c'è 33 più 3. Allora, vai. È 1, è 2. No, vai, non, vai, non vai veloce. Tu, vai tu, vai tu, vai oh, tu. Così giriamo. Piano piano. Mo vai pure tu. Non, anche meno. E stavo andando a finire il muro. Vai. Andiamo là. No, non muovo niente. Per, brava. Vai tu. Ah, no, no, vabbè, tanto il minigioco.
rincorri i baby pinguotti. I baby pinguotti scappano via quando li insegui. E li dobbiamo far entrare qua dentro? Vabbè, tu spingi da una parte e io dall'altra. Ah, sì, vedi, così. Dai, vai, 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 vai. Vai, devi mettere basta. Ok, quella è la guida. Però si muove. È una parola. Te lo ricordo? No, tu non l'hai fatto, Mario 64. Vai, vai. Dove sto? Ah. Luigi, no, guarda qui il guglione di Luigi. Guarda, guarda, vai, guarda, vai, guarda vai, quanti vai. Ne ho messi. Vai, vai, mo spingeteli qua, io rimango qua così almeno non vanno dall'altro lato. Bravi, bravi, vai così che io li faccio da muro. Vai, 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 continuate. Oh, ok, dai, ce l'abbiamo quasi fatta. È troppo divertente sta talpa, cicciotto. Vai, vai, vai. Ma la principessa Peach non ha capito un cazzo niente. No, di là, di là. Ma perché quei due sono dei coglioni? Allora, aspetta, visto che quelli non li possiamo fermare, mettiamoci qua, 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 vai, vai, vai. Oh. Allora, qua sono stata più brava io. Ci sono messi tutti e due così, almeno no, non in proseguire. Generale. Non lo dice quanti no, più che altri sono stati loro che non hanno capito un cazzo. Luigi e la principessa non hanno coordinato troppo, Il Pippurrai. Pure io sto male, non la faccio più. Uno, due. No, no, fammi fare... Ah no, sono io che ti sto a fare... Vabbè, qua vai, vai tu, vai me tu. Pure se non ti muovi. E non ti muovere. No, io sto a fare retromarcia in modo tale che Madonna. Ma se non ti muovi, che cazzo giochi a fare? Mettiamo un film. Boh, ma là ti fai trasportare. Passa le palle e mettile al loro posto. Ogni errore ti costa un punto. Quindi ci sta quella là e la dobbiamo far arrivare sotto. Ho capito. Così. Aspetta, che hai premuto però? No, niente, sono analogico. No. Come cazzo è possibile che preme sempre tasti che non c'entra un cazzo? Ah, lo fa da solo. No, tu devi fare o destra o sinistra. Vedi, io faccio così okay. E vado a destra o sinistra. Ecco. Oh, andiamo, Peach. Oh, io. Cazzo le gocce. Ma poi la faccia, bravo. Andiamo. Cazzo, a dormire. Vai, dammi la palla. Sci, pessimi, pessimi. Sci, ma le abbiamo infilate tutte nel posto giusto. Sì, è solo che ne abbiamo fatto uno ogni quarto d'ora. Insomma, non benissimo. Ecco, mo, no, che cazzo. E dai, dobbiamo remare, sennò che cazzo stiamo a giocare a fa. Ben ti sta. No, sei tu che devi remare per farci andare di là. Fermati. E mo dobbiamo acchiappare la palla. Guarda, la fisica non la sa proprio. La fisica della remata. Missione di recupero. L'abbiamo presa la palla. Sì, allora, abbiamo preso pure la montagna. Shut up. Certi percorsi sono inaccessibili senza che qualcuno stia sopra il pulsante relativo. Ok. Vai. Sto io. Ah là, non ho capito il gioco però. Uno si deve mettere su un pulsante e gli altri possono poi andare a prendere i diamanti tipo... Vado io a prendere i diamanti, non voglio stare sul pulsante. No vabbè, non è detto, possiamo... Intanto prendiamo quelli che possiamo prendere. Ok. Poi io mi metto su sto pulsante e vedi, quelli il pulsante lo devi riportare, non è che te lo porti a casa. Non me lo dare a me, mi rompo il cazzo ti fa... qua. Fanculo. Sì. Avete... Ma date una mano a... Guarda Luigi che... Brava. No, vabbè, vai a quello sotto. Dai, dai. Levati da... È uguale, Vai Luigi, bravissimo. Vai Luigi. Olè. Vai Luigi. Io non io ma lui è ritornato da sopra che c'aveva nel coso. Questo che vota? Bibi, dai, già qualcosa. Bibi, purrà. Bravi tutti. Mo vado io così gira dritto. Mo tutti e due. Vai. Che vuoi fare la vai. Che vuoi fare la cascata o il pesciolone? Ma perché tu pensi che riusciamo a mirare? Porca pava al centro. Vai, vai. Vai, vai. Quando inizia a raddrizzarsi la barchetta. Urrà! Bravi tutti. Dai. Vai, vai. E non rimane sempre.
Ma si può pure riposare, ma è a tempo, cazzo. Dobbiamo fare tutto quel percorso in alto a destra che voi non vedete. In 117 secondi. E poi che fa? Vai, vai, vai. Ok. Mo aspetta. Vai un po'. Mo vai di qua. Vai. Ok. Qua. Quanti pesci? Aspetta che c'è il... Fermati, fermati. Sì, mi dimentico che io devo... Vai mo, vai mo. Tocchetto. Beh, anche io, meno. Oh, l'ho fatto il tocchetto. Ok. Ma per forza questa cosa non devo fare. Trasporta i fuochi d'artificio fino al cannone. Ogni volta che cadi perderai secondi preziosi, quindi fai attenzione. Sì. Da sotto la cava una forma abbastanza discutibile. Vai. Tocca a me? Sì, è a staffetta, vedi? Io oddio, sono... oddio. Ma qui... E tu lo dai alla principessa e poi va lei. Guarda come va fluida. Non cade. Non cade. Bravi tutti. Ah, vabbè, questa top. Questa è andata bene, dai. Sì, sì, guarda. Voto di. No, ah, c'era scritto sopra. Sì, loro non lo vedono, però voi lo vedete alla fine. Urrà! Olè! Attenzione. Vai. Ah, là ci sta pure il coso del... Guarda la mappa che vedono loro. Magari guarda pure dove vai. Vai, prendiamo vai, tre, vai. E vai tu allora. Meno, meno, meno. Basta. Mo ferma. Vai, 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 vai. Vai, 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 mo. Aspetta, io vado dietro. Mi sono uscite pure le stelline. Io vado dietro, così giriamo. Vai. Ok. Prendi la palla, prendi la palla. Vai, vai, vai. Prendi la palla. Aspetta che cambia direzione, eh. Aia. No, no, scusa, ferma. Sbagliato, sbagliato. Al contrario, al contrario. Oh, perché se al contrario ce la facciamo. Memorizza le carte, ok, classico. Ah, e ti dice lui, ok, fa in modo che ciascun membro della squadra si concentri su una carta. Ah, vabbè, il gioco delle tre carte, ho capito. Ma che gli altri due che ne sappiamo dove si concentrano. Vabbè. Vabbè. No, vedi, te lo fa vedere prima. Sì, ma ne dobbiamo memorizzare quattro, perché se gli altri si vanno a fregare quelle altre. Vabbè, vediamo, dai. Via! Memorizziamo cosa? I cuori. Fiori. Cuori. Ok. No, ma dobbiamo... Aspetta, non ho che... Io mi sono memorizzato i fiori. Ma t'ho detto cuori, te l'ha fatta vedere i cuori. Ma io c'ero entrata nei fiori. Ma che cazzo entri nei fiori? Dice lui. Mo lo possiamo rifare i quadri. Mo aspetta, quello lo prendo io, quello. E vabbè, io vado in basso a sinistra. Ce ne sta uno qua. Luigi mi ha spostato. Vai. Che devo pia? Che devo premere? È quello, un tasto. Si gioca con un tasto. Ah, ok. Tu giochi con la mentalità che stai a giocare solo tu. No, ma se te lo dice lui, quello che devi memorizzare. Io prendo quello, questo. Vabbè. Tanto stanno così. No, Luigi. Allora vabbè. Vedi che Luigi mi ha spostato perché ne aveva capito un cazzo, Luigi. Meno male che avevo ma c'ero io là. Ok, due picche qua e due picche là. Vedili tutti perché se ti cacciano poi. Sì, ho già capito, prendo io quella là in fondo. Ok, sono arrivato. Cazzo, okay, mi sono girati gli occhi, stavo a guardare la tappa. Vai, vai. Questo va. Questo vuoi non avanti? Lo so se è questo. La festa da mamma da lui. Ma che cazzo, si sta in cappia le carte e quello mi caccia sempre. Quel coglione. Mo ci hai fatto perdere. No, è Luigi che si piglia la carta che io ho visto. Ok.
c'è Luigi che si frega, cioè vede dove vado io e dopo... che cos'è? Io prendo questa. Va bene, mo vediamo dove va Luigi. Cazzo, su quelle tre è un'altra che hai scelto tu. No, non mi... questa? Questa, sì. No, quella tua non lo so. Ah, meno male. Io ho visto l'altra tre. Guarda come si tamburella la panza. No, ma la cosa che girano non mi piace. Picche, non... picche. Se ne hai tutte, Che quelli ti spingono. Ok, da quella quei due a me. Sti due. Questi quelli. Due e questi due. Sì, non ho capito un cazzo. Quello prendo questa qua. Vai. Questa? Sì. Ah. Ma quando finisce? Fine. Ah. Sì, certo che c'è il caso sua. Oh, ma mi pare che io devo memorizzare tutte e quattro per dirle agli altri. E Luigi mi si è fregato le carte. Urra. Dai. Rema. Vai. Rema. Vai tu. Rema. Devo stare attenti pure a quello. Vai. Ok. Vai tu. Rema. Vai tu. Bravissima. Perfetti. Solo lei gioca. Accendi tutte le candele. Se Swooper ti acchiappa, ti porterà al caminetto. Ok. Farà arrosto. Dai. Si deve premere qualche pulsante. Chi ce le va a acchiappa? Gli uccellini, penso. Sono gli unici che ci stanno. Via, eccolo là. Un pezzo di merda. Dove? Vedi, ogni tanto te le fa vedere. Guarda Luigi che pezzo di merda. Oddio, m'ha preso. Ma sono i pipistrelli, non è uno grosso. Ti ho detto gli uccelli. Pura andata vuota. Ma io non mi sto a muovere. Due candele sono riuscito ad accendere. Fine. Meno male. Però vedete che sto pure sfortunata. Mo m'ha preso una volta e vabbè. La seconda, fammi arrivare almeno alle candele. Cazzo, mi hanno ripreso. Perché sono più cuccioso. Quello là. È il mestiere loro. Vai. No, voglio andare là. Dove? Destra o sinistra? Destra. Stiamo ancora alla prima curva. È per quello ti dico. Dobbiamo remare perché comunque è a tempo. Vabbè, ma scusa, se noi andiamo a testa bassa saltando i minigiochi. È uguale. Vai, Vai, rema. Vai. Rema tanto che andiamo dall'altro. Bravissima. Sto a fare lo zappaio. Vai. Che cazzo, rema, la voto ogni quarto d'ora. Vai. Ole. Ma perché la corrente? Ma ci sta fatta apposta. No. Guarda, va. Vai. Non troppo. Vabbè. Oddio. Vai. Ok, vai. Vai, evitiamolo. Famo prima, signori, vai. Oddio. Vai un po'. Vai. Madonna, hai fatto di tutto per evitarlo proprio. Ci stiamo, sta meglio evitare quello, ma evitare anche il muro, vai. Un po' prima devi partire. Vai. Che questo poi per inerzia si va a sfracella uguale. Mamma mia, okay. Perfetto. Vai. Vabbè, un minigioco possiamo pure fare, dai. Anche prendere la roccia. Vabbè, non è adesso il video. Però ti sta... Cioè, se faccio così sembra brutto. Però il braccio alzato. Fai i cerchi. Un zabbaglione. No, sì, dottor Marrazzo. Senza il braccio. Wow. Pure se fai solo col polso, così. Come se ti stai sciusciando. È più semplice, no? Cioè, giri, ti metti così. Non guadagniamo secondi, ma manca salute. È come? Cioè, delle senso. Rapide. Vai. Continuiamo così. Costanti, tanto. Anche meno. Vabbè, vedi che è molto perfetto, però. Piano piano. Il laccetto servirebbe per bloccare il... Dai,
Robby se ne parte il joypad. Se ne parte la cervicale. Aspetta, allora anch'io un attimo l'accetto. Aspetta, aspetta, hai 3 secondi. Madonna, devo... Li abbiamo persi. Li abbiamo persi, noi abbiamo... Ma tu che cazzo stai a fare, scusa? Ci sta Luigi. Sì, ho capito, allora giocavo con Luigi. No, è per dire, vai. Se no... Ma vedi, vado nella cazzo di roccia. E so dove... Avanti. Vedi, se non vado, vado meglio. A me mi fa morire il mio personaggio. Allora, ci fa morire a tutti il suo personaggio, è quello il problema. Le queste le dobbiamo prendere? No. Penso di sì. Vabbè, comunque mi sa che abbiamo perso. Ma tu... No, guarda che c'è rimasta l'ultima curva. Sì, ma mancano 10 secondi. Vabbè, ma non lo rifacciamo però. No, no. Vai, vai, rema. Io dai che ce la facciamo. È l'ultimo, cazzo, vai, più veloce. Tanto non va più veloce di un po'. Perché non andiamo insieme. Quel cazzo di Luigi fa cazzi suoi, guarda. 10 secondi. Vai, vai, che ci siamo quasi arrivati. Vai tu, vai tu. No, ma dobbiamo prendere almeno un minigioco, perché sennò... Allora bisogna prenderli per forza, cazzo. Briaga, a destra e a sinistra. Quanto abbiamo fatto? Schifo. Abbastanza, abbastanza. Niente, i minigiochi sono da fa tutti, allora, sennò non ci si arriva. Mancava poco, signori, mancava poco. Però non ce l'abbiamo fatta. Gioco con i dadi, in quello siete contro? Vogliamo fare il gioco con i dadi? Vabbè, cambiamo questo, non lo facciamo più. Sì, sì, basta, anche perché è durato anche troppo. Niente. Allora qual è il gioco dei dadi, che era questo? C'è un dado? No, c'è anche questo qua della... Questo è il ritmo. Un bel applauso per la nostra attrazione nuova di Zecca. Il palco del ritmo. Dai. Lei è brava con i giochi al ritmo. No spoiler. Manda in estasi il pubblico con un'esibizione mozzafiato seguendo il ritmo. Dai. Segui il ritmo e incanta tutti con la tua esibizione. Fai attenzione a non urtare gli oggetti o persone vicino a te. Ok, allora aspetta, capiamo però come funziona. Ma boh, secondo me... No, se ci dobbiamo muovere... Usa l'accetto, usa l'accetto. Sì, sì. Bravo. Tipo quick time event sarà. Però se dobbiamo muoverlo, se dobbiamo... Clicca i tasti. Anche oggi è tutto esaurito, lo spettacolo sta per iniziare, va bene. Sono euforico, andiamo! No? Ci siamo? Guarda, mi sto a riscaldare. Ah, devo fare così, sì. Ah, tu? No, vabbè, pure tu. Tutto pronto, Tantalpa? Sempre. Sì, sì, le pupe sono dei nonni. Dai, è lui. E qui? E yamma. E mo ce lo spiega. Si va in scena. Dai, con sti pippurrà. Però quelli al ritmo forse è più facile con i tasti che muovendosi. Però vediamo, ce devi spiegare. No, secondo me muovendo è più facile che con non tassi. Credo. Ma perché tu sei un pezzo di legno. Vedi quanta fluidità c'è il mio talpa. Vedi come si batte la panza. Alza il pugno seguendo il ritmo. Vedi che sei un pezzo di legno. Ma io so alzare il pugno. Pure io. Ah no, abbiamo finito, perciò non... Ma il problema è che lei è mancina, quindi se c'è un coccio, basta. Ribatti la palla, basta fare... Ok, aspetta. Mettimi un po' più lontano, magari. Cazzo. Oh, vabbè, mi è uscito pure ottimo. Tra l'altro, nah, che schifo. Aia, cioè, puttana. Mettiti un po' più in là. Sei mangina, che cazzo, me ne vado dietro la porta. Quale porta? Ma scusa, ma tu che movimento fai? Così. Come? Così, da sotto a sopra? No. Ma che cazzo è effetto? Mortacci sua. Metti un
cosa. Sempre, occhio che io devo fare così. E pure io. Ma non dal lato mio. No, qua ci facciamo male. Aia! Todde, ma tu sei mangina. Sei rimasto fermo. Levati dal cazzo! Ma come si fa, scusa? Ma il mio non si muove, perché? Non fa niente. Ah, è che strunzato. Cazzo, mi sto impappinando, scusa. No, il mio sta facendo da spettatore. Non l'ho capita. Vedi che quelli sotto si illuminano? E noi dovremmo fare in tempo, capito? Sono lento. No, questa non l'ho capita. Pulisci le finestre. Vabbè. Così. Un po' più lontana, mi piace. Io più di questo non posso andare che è finito. Ah no, devi scendere a merda però. No, cazzo. Niente, uno. Qualcuno l'ha lasciato a metà. Però dovrebbe mettere il personaggio sotto. Mo lo sappiamo che siamo qua, però. Cazzo, tutte le sto perdendo. E qua tu sei più allenato. Anni e anni di allenamento. Ho fatto sport, eh. Mancini sempre problematico. Mancini. Grazie Lollo Games, grazie mille per Lollo Games. Max. Grazie per i 16 Lollo, grazie mille. Vogliamo benissimo. Avevo ringraziato Gibo Gibo per i 55, eh. Per caso grazie mille. Mamma mia, Copa! And the winner is Copa Tropa! Ma che festeggi, Talpa! Ma droga, Copa Tropa! 149! Ti capisco, Chris. Idem. Io quanto ho fatto? Guarda come pulisco bene. Allora, Luigi ha vinto al ballo insieme a pari merito con la principessa. Madonna, io non ho vinto un cazzo! Fa il bis? No, fermati qui. Ti Todd il pubblico, vedi? Todd verde, Todd giallo. Sbalorditivo. No, le pupe completato. No. Le pupe non sono mancine. C'era, quale avete detto? Quello dei dadi, questo era da remare. No, dove sono andato? No, questo pure era dei dadi. Sì, questo è dei dadi. Questo? Sì, versione no. In squadra di Mario Party con movimento libero e lanci di dadi in comune. Tabellone con cui giocare usando i dadi. Vince chi termina con il maggior numero di stelle. No vabbè, ma i dadi. Proviamo. Vinci tu. L'altra volta risi come hai fatto incazzare. Ma certo che bestia. Sapevo che avresti scelto Mario Party. Buona fortuna. Sì, ma che fortuna i dadi. Premi più e meno solo quando vuoi interrompere. Qual no, è vabbè, meno? No, vabbè, quando vuoi interrompere. Ma se ci rompiamo il cazzo, credo. Gioco offline, sì. Un gioco da tavolo con i dadi vince alla fine, va bene. Rovine. Questo. Madonna, è il più brutto. È il più carino. Guarda questo com'è colorato. Vedi che c'è la palma e il cocomero. Quattro isole da visitare usando i tubi collegati. Scusa per curiosità. Il dominio del re bomba è pieno di rischi ma anche di ricchezze. Riuscire a superare le pericolose rovine dominio. Vabbè, facciamo questo. Ci stanno pure i dubbi, quindi dobbiamo. Dicono è bellissimo. 10 turni, dai. A me piaceva più il secondo. I mancini che era sono più creativi. Usiamo l'emisfero destro del cervello. Siete creativi voi. Yes. Ah, sott'acqua? No, i tubi. Noi stiamo giù. Ok. Il rebo bomba. 10 turni, un'ora c'era scritto? Cioè 10 turni durano un'ora? No. Ah, ecco perché c'era start. No, vabbè. Perché questa è la vostra prima avventura? Sì, questo luogo è formato da quattro isole principali. Diamo un'occhiata in giro.
Grazie un pensatore, grazie per i 10. Va bene, ce ne frega un cazzo. L'isola a sinistra offre due parchi, cosa conterranno? L'asse con un negozio speciale, oggetti molto particolari. Congelato, ok. Queste cose sono da raccogliere, immagino. Ci sono anche dubbi da usare per muoversi da un'isola all'altra. Basta ricordarsi il colore corrispondente. C'è anche quel ponte che collega le isole. Sembra un po' pericolante, ma dovrebbe reggere. Questo è tutto. Ok. Vuole sentire le regole di questa avventura? Beh, brevemente, sì. Tirate il dado e andate avanti. Questo mi sa che c'era pure in... no, una cosa del genere. Fermatevi sugli spazi speciali per ottenere monete. Fate attenzione agli spazi rossi. Vabbè, ma dipende dal numero che te esce. Vincendo ai minigiochi otterrete molte monete. Ma c'è di più. È bello avere un bel cruzzoletto di monete, ma non basta per vincere. Le stelle sono la chiave di tutto. Che ne ha il maggior numero finisce. Mi sa che è come quello che stava in quell'altro. No, Mario Party. Però vi ricordate quello che provammo qualche annetto fa? Potete anche avere 100 monete, ma con una sola stella la vittoria è molto lontana. Ma tu mi stai facendo addormentare. Attendete un brillante futuro. Raccogliete le stelle e diventerete una stella. Vabbè, dobbiamo raccogliere le stelle. Le monete non servono un cazzo. Tiriamo il dado per i turni. Boom. Parte Luigi. Io ultimo. Molto bene. Beccato uno. Ho capito. Che devo cliccare? Un tasto. Ah. Ma questo lo dobbiamo tenere così o sempre così? Ma non lo so, mo vediamo come funziona. 5 monete in regalo, bravi tutti. Pure io, Clays, vado a periodi. Le stelle sono la chiave della vittoria. Dov'è la prima? È la miseria. Ok. Va bene, dobbiamo arrivare là sopra allora, va bene, va bene, va bene, va bene. Non lo so, vediamo, l'avventura è inizio. Ma quindi mette una stella alla volta, ok. Baci stellati. Sta, minchia, sta sotto a tutto. Non ci arriveremo mai più a sta stella. Andiamo, lui, amo, resta presto che tu neanche sei vero. Minchia, fa 7, che era? 7 su 7 poteva fare. Già vinto Luigi. Ma belli cazzi però. Allora puoi scegliere dado normale, dado tantalpa. Questo è. Ah ok, se fai che c'era un più uno con la moneta, credo. 5. Ma cazzo ha fatto Luigi a fa 7, scusate. No. Yes. Pure una spinta, proprio come se non esistessi. Allora, io c'ho il dado normale da 1 a 6. Ho poi il dado copa che c'ha 2. Ah, è in culo. Però sì, se prendi 10. Ma poi ci stanno le altre, sono tutte inculate. Perché inculate? C'è 2, 3. C'è 1, 1, 2, 3, 3. Ah, e un 10. Grazie Black Panther, grazie per la sabbiftata. Magari ti va bene, a me 5. No, lascia perdere col culo che c'ho io. Tu culo ce l'hai, quei dadi. Mo ti esce 3. Hai visto? 2. Se era così era 1. Sei fortunato in amore allora stasera. Sì, quello sì, come stasera. Perché le altre volte vinci sempre. Minigioco per 4 giocatori. Fe. Non sto a fa niente. Ah no, pensavo che stavi andato. Ah, è randomico così, ok. Fa. In verticale così ha detto di metterlo, Ma io ce l'ho. Aspetta, metti a fuoco il personaggio. Inclina per regolare la lente di ingrandimento. Quando il personaggio è perfettamente a fuoco, ti saluterà. Quindi la incliniamo così. Ok. Va bene. Oddio, ma non si sta ferma sta cazzo di cosa. Vai, metti ok, amo, questo è il tutorial. Eh no, lo so, però stavo a provare. Ma allora no, secondo me è così. Mettilo così. Aspetta, io dove sto? No, noi due abbiamo fatto. Ah, tu hai fatto prima, io secondo e loro...
troppo forte sto gioco. Vedi che non ho bisogno degli occhiali? Sono una talpa, ma ci vedo benissimo. Guarda là! I pro. Fine! Ah? Vinto la signora, attenzione, 15 punti. Vittoria! E che si vince ai minigiochi? Penso degli spostamenti. In orizzontale. Ok. Perché? Ah no, vabbè, torniamo qua. Oh. Ah, le monete. Sono a primo posto. Ok. Vai, vediamo Luigi. Beh, Luigi è quello che mo mi sa che sta più vicino. Ma non c'è la possibilità di vedere una mappa? Ma l'altra volta... Ah. Ma Luigi c'ha un bucio di culo. Madonna. Che cazzo. Già preso la prima stella. No. Ah, è andata a prendere regali. Pure il premio. Ma stava là la stella. Quindi ci arriva subito. Che fa? Vado a sottrarre per te una stella o delle monete a un altro giocatore. È calato. Vabbè, ma le monete servono relativamente. Mi sto sul cazzo a Luigi. Però il fatto di poterti fregare una stella, attenzione. Ma mi scusi. È bravo Luigi, mo piglia pure la prima stella, sto bastardo. Vabbè, allora dobbiamo fregare pure noi la stella. A Luigi? Ma se ci arriviamo? Però aspetta, hai visto? 10 stelle per prendere, 10 monete per prendere. Quindi se ci arrivi subito ma comunque non c'è le monete, ti attacchi al cazzo. Sì. Quindi ha fatto la combo, si è fregato i soldi e si è comprata la stella. Sti cazzi. Sì, infame, Luigi. Infatti a me non mi è mai piaciuto Luigi. A me piace solo perché è verde. Super Mario è Super Mario, però Luigi con quel verde, no? Si è comprato le monete. Si è rubato le monete. Vabbè, c'è da dire anche una cosa, che con Luigi così finisce subito, quindi non sarà troppo lunga come cosa. Imbroglia, ma sicuro imbroglia. Però mo lui sta più lontano rispetto a noi. Ma noi non ce la dobbiamo fare tutto il giro allora. Dobbiamo capire se c'è una mappa per capire. Finalmente tocca a noi. No, sta qua sotto. Vedi che ha fatto il coso per l'anguria, mi sa. Vabbè. No, a me è abbastanza equilibrato. No, perché c'era tabellone per vedere tipo come funziona. Devi scegliere dove andare. Negozio di fioraia, ponte di... Scusa, dove stava la stella? Per quello volevo... Secondo me sta di là. Allora andiamo qua. Io non tengo una lira. Che voglio comprare? Niente. No, non voglio tornare via. Vattene. No, c'hai 10 monete però. Lascia stare. Sta proprio di fronte a te, ma devi fare uno. Come funziona? No, penso che... ma io non... No, un fungo scatto sta... No, però ce l'ha da par. No, pensavo che facesse pure lo scatto mo e se la va in culo a lei, vuoi vedere? Ciao Zara, ma che sottobanco. Doveva fare una cucina perché ha perso a Top Spin e sto ancora aspettando. Vai Copa, facci sognare. Sì. Vabbè, due va bene. Comunque a dadi andiamo forte, Non mantiene la parola quest'uomo. Vai, dammi la stella. Bravi tutti. Meno male a pelo c'avevano i soldi. Sì, bravo, cambia di stella. Beh, un po' a culo, perché tu stavi dietro vabbè, a tutto. Cioè, mo che stavo a vincere. Quando mai? Mamma, il giochino. Vediamo dove va. Attenzione. Lasciare quella che è tattica. Che culo. Noi andiamo piano perché è la stella che viene da noi. Se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto. Guarda, devo andare a pia le pizze. Se poi ci vado io, te l'ho detto. Allora. Prima dice no, ci vado io. E poi dice no. Ma perché non sa intrattenere? Vergogna. Minigioco, aspetta, stavo a cercare di capire. Noi due contro di loro,
Dobbiamo rompere il culo. Dai, facciamo la cucina. Cubo blocco e incastro. Suona male, eh? Sì. Oh no. Sì, suona male, non ce la faremo mai. Va bene. Vedi, clicca. Per no, vedere un po' come funziona. Già ok. Ah. Ok, si incastrano così. Vai. Clicca prima per far uscire il blocco. Clicca. Gira. Allora, io metto... Vai giù. Ah, vabbè, vabbè, dai, appelo, appelo. Clicca. Metti. Gira, gira, gira. Bravissima. Vai, vai, che stiamo in foto finish. Vai veloce. Aspetta. Sono rotto pure, eh. Ma non mi posso staccare le braccia. Onesto. Sarò pur sempre una talpa. Ma però questo, cioè, basta fare così, non è che... Vabbè, ma io vengo, mi faccio gioco, prendere la talpa. È più simulato, l'ha fatto in modo più simulativo, signore. Esatto, ancora Roberto lui. È muto. Ha fatto... Ma perché Luigi sblocca sempre cose? Sta giocando da solo Luigi. Yes. Ma si sordi che ha fatto, eh. Quello è il baffo. Attenzione, ecco la talpa. È il baffo. Dai, facci sognare talpi. Non dar retta a nessuno. Sempre 5. Vabbè, è giusto. Fatti il giro, sono ancora là. Olè. Però c'è da dire anche una cosa. Se uno non prende i tubi rimane bloccato a st'isoletta del cazzo. Ah no, no, c'era la freccia quando sei passato. Ok, ok. È vero. C'era il ponticello. Vediamo che si compra la principessa. Il mega fungo scattoso. Attenzione. Ma poi come si usano sti cose? Dove stanno a me? Niente, lei ce l'ha con te comunque. Tutti guarda là. Con me. Aia. Tornado ruba monete. Ma pure mi è uscita una cosa che mi dice che posso usare e scegliere qual è. Signori, proviamo il dado da pro. Me lo sento, me lo sento. Niente. Ok. Minigioco per 4 giocatori, vediamo. Ah, questo è quello, tutti contro tutti. Monete elettrizzanti, caos allora monetario. Devo rompere il culo. Aspetta. Allora, raccogli più monete possibile. Sì, se sì. I lampi dei sumo bros ti colpiscono, perderai le monete. Come Mario Kart. Dai, qua ti devo distruggere. Vabbè, non devi prendere monete, non è che devi... Vabbè, in tutti contro tutti, no? Sì, ma non ci devo... Qualche volta ci dobbiamo fare uno sparatutto per tutti contro tutti. Ma come oppure cazzo il deathmatch a squadre. No, dove... Cazzo, stavo a vedere Luigi, vaffanculo. Pure io. Il primo sì. Verde che ho visto. Ah, brava la principessa, attaccherà. Si è fregata più monete, eh. Attenzione. Detto. Comunque. Ah, vedi, prima di scegliere di tirare il dado, puoi scegliere se vedere il tabellone, usare uno degli oggetti che hai trovato. Ah, ok, quindi prima per gli oggetti. Allora, fammi un attimo vedere come posso usare quel coso che dove sta la stella? Ancora chiesto. Dove sta la stella? Mi sono dimenticata. Non lo so. Non la fa vedere. Cioè, non la fa vedere. Se vai sul tabellone, te la fa vedere. Guarda, questo mupi è il tubone e va sicuramente vicino alla stella. Vedete? Col bucio di culo che c'ha. Ah, no, ci ha raggiunto a noi. Tabellone. Ok, delle freccette. No, questo tasto qua. B. No. C'è quello scritto. No. Non mi fa andare né avanti né dietro. Non devi andare avanti e dietro. Tabellone è quello il tasto. Sì, mi sta dicendo sotto. Mo mi fa. Tabellone. Dove sta la stella?
Aspetta, un tabellone si vede 4. Ok. Vabbè, questo l'abbiamo capito. Eccola qua, eccola qua. Sì. Quindi, no, dobbiamo andare qua e fare il giro. Oppure okay. Fare così. No, non c'è il collegamento. Questa è l'unica strada. Dobbiamo fare così e da qua puoi fare il giro così. Aspetta, però fai dei... Ok, ok. Vabbè. A meno che... Luigi, dove era andato? Che Luigi c'ha un bucio di culo straordinario. Sta davanti al tubo. Ah, no, ok, ok. Va bene. Allora. No, ma io voglio indietro, andare... Indietro. Perché? Voglio andare qua. Ma non ci puoi andare così, grazie al cazzo. Così sono bravi tutti, non è che clicchi e ti teletrasporta alla strada. Allora, a me è uscito un bonus prima che ha detto puoi andare sulle caselle che vuoi, mo non ci pozzi più, non ho capito. Torna indietro, tu stai sul tabellone, mo. Oggetti. Oh. Perché no, non era questo. È solo questo, c'hai. No. Vabbè. Vabbè, comunque fai 6, nel senso. Cioè, puoi andare sulla dove vuoi tu, no, allora. No, scusate. Vado. Ma scusa, che numero c'ho io? 3, 4, 5, 6. Vabbè. Sì. Attenzione. E questo che fa? Più 5 al risultato del dado. Ok. Perché mi guarda? C'avete tutti sti cazzi di bonus. Io non ho pescato niente, porca troia. I dadi? Cioè, la stella perché mi è venuta in faccia a me, se no... Cioè, in tutto ciò, io ho, da qua sono arrivato qua, La stella è venuta per pietà. Loro padre. Hanno fatto 3 giri e se ne sono andati. Io sto sempre allo stesso punto. Meno male che la stella... Ma la principessa comunque ce l'ha con te. La principessa però è una rincoglionita. Se usava tutti quei bonus già era arrivata la stella. Attenzione, Copa, incredibile, straordinario. Vai col dado truccato e si vola. E niente. Sì, ponte di sabbia, giusto. Ma guarda che mo ci sorpassi, eh. Oddio, ti crolla il ponte. Vabbè, nel caso cade Luigi. Chi ci sta dietro Luigi? Dai! Ma si hanno angulato pure le monete. Niente. Frittelle per tutti, incredibile. Afferra le frittelle, okay. Puoi afferrare una frittella solo se non è coperta da altre. Frittelle con le stelle valgono di più. Ok. Aspetti, io dove sto? Ok, in basso, ho capito. Pure le frittelle. Qua è veloce, signora. No, cazzo. Bastardi, stanno fregando la frittella e la stella. Ho aspettato che prendessi la frittella. Niente. Di quanto riguarda il cibo. Sono guarda com'è piena questa frittella della signora. Un attimo, è stato. Vedi? Perché si sa barcamenare quando ci stanno i buffet. Vedi? Oh, lei è mio. Vedi? Quelli anni di esperienza, signori. Quello lo devo ammettere. È così. Anni di esperienza. Ma è così bello il cibo. Oh, buono anche. Attenzione Luigi, attenzione che qua. Arriva anche Luigi che fa cose strane. Luigi ha scelto di andare da un altro lato. Forse sa qualcosa che noi non sappiamo. Sicuro, c'era qualche scorciatoia perché fino a mo non no, il tubo rosso che va là stava nella zona del cocomero. No, vabbè, ma questo è truccato, però. Vabbè, però vediamo che fa. Ecco che fa, che fa. Però lui, cioè, le stelle sì, ce n'aveva già abbastanza. Non penso che siano... Vabbè. Sì, sì. No. Eh?
Che schifo. Spinge. Aspetta, sto nel tubo. Ah, quindi quando vai là non è che scegli se prendere il tubo, te lo prendi e ti attacchi al cazzo. Esatto. Se l'è fottuto la principessa. Devi prendere due. Niente. Ma quindi io mo sto a monculo? Ma tanto guarda, mo arriva là la stella, perché questa mo se la pia lei, la prossima la mette là. Quante monete c'ha? Magari è rincoglionita e arriva là che non ha più soldi per comprare la stella. Ne dubito. No. 12. Niente. Sei inculata la stella. Sto gioco è vero, è proprio infame. Stella ottenuta. Io sono l'unica stronza senza stella. Però c'ho un sacco di monetine. Eppure quelle possono tornare utili. Guarda, mo va la zona del cocomero, vedete? No. E mo come cazzo ci arriviamo qua però? Dal cocomero. Lì c'è il ponte. Ma io sto qua, non sto al cocomero. Io sto al cocomero. Ancora a suo turno, No, mo questa. Mo ci fa crollare pure il ponte, sta stronzo. Sì, è crollata lei. E quindi mo l'unica soluzione è prendere il tubo, se no siamo fottuti qua. Copa, dobbiamo fare uno. No, due. Mo fa 10. No, pure uno, penso che sti due siano. Vedi dove stanno? No, qua ce n'è solo uno di due. Dove ha uno? Mo fa 10. La fessa di tua mamma, Copa. Proprio per dispetto, t'ha fatto 3. Tu bastardo. Fanculo, va. Allora Luigi sapeva, vedi? Labirinto di banane. Non benissimo. Trova la strada per l'obiettivo al centro. Se non riesci a trovare la strada, tira dritto. Anche se cadi. No, aspetta, qual è l'obiettivo, scusa? Arrivare al... c'è il cerchio là. Ok. Più o meno. Vabbè. Cioè, se non troviamo la strada, comunque dobbiamo morire male. Non ho capito. Sì, dopo di questa... No, cazzo, stavo a vedere Luigi. Ma io vado sempre a vedere, cazzo, dove sta Luigi, vacca di quella puttana. Ma non sto al centro. Ah, no, di là. Oh, mio Dio. Come sti cazzo. Di qua ci passa? E io sono pure grosso. Ma sta al centro? Non sto al centro. Devi seguire la freccetta. Quale freccetta? Ogni tanto esce. Vedi, eccola là. No, te l'ha detto, se non trovi la strada tira dritto. Ti toglie la buccia e vai. Dove cazzo vai? Vai giù. Non tutte dove ce ne stanno 18 di banane. Ho capito. Vai. Questa. La madonna, ti butti nel cespuglio di banane. Una, ne togli una alla volta. Babbo, tanto ormai, dritto per dritto. Ormai, ecco qua. Anche meno. Vittoria! Mi stavano a girare gli occhi. Ma no, il mucchio. Così. Onesto. A testa bassa. Oddio. Va bene. E niente, Luigi, attenzione. Ma veramente dura un'ora sto... No, macello. Siamo al sesto turno di 10. Tu ne hai voluto fare Mario Sport. Guarda questo, vedete che il verde non va è da Mario. Sopra. Mario. Vabbè, comunque si fa sport. Eccolo là. Dobbiamo fare un Mario Kart dopo? Mo vediamo quando finisce questo.
pensavo fa un mini torneo per Mario Kart. Però dipende, perché sono le 6-7 meno 20, alle 7 a Porta Larga. No, pure prima, no, in realtà prima, perché se alle 7 e mezzo. 7 e un quarto. Ma chi deve fare le corse? Tu o io? No, le corse. Vabbè, le 7, dai. Aspetta, dov'era la banana? Sì, di qua. No. Sì, la banana, forza. La stella. Ormai ho preso un quantitativo di banane abnorme. Vai, vai. Mega calamaro, dai. Che fai, mega calamaro? Non l'abbiamo capito. Probabilmente il prossimo che passa lo ingula. Sempre 10 monetine ci vogliono? No, attenzione, questa mo si incula le monete, no, a chi? A me. A Luigi, dai, brava, brava. Non l'ha scelto, cioè poteva scegliere, ma ha fatto a caso. La signora è quella più ricca, ma non ha stelle. Attenzione. Questa col culo che c'ha prende. Vabbè, mo due o tre cose le posso pure comprare. 47. Ah, pure sì, ma io mo sopra come cazzo ci arrivo? Io devo per forza prendere il tubo blu, il tubo rosso, se no non ne esco più da qua. Due alla volta, signori. Spazio buona sorte. Ricevi un fungo dorato, ricevi tre monete, ricevi un fungo scatto, ricevi cinque monete, fai perdere. Ma tutte stronzate so. È lo scatto dorato. No, non lo scelgo io. Cioè, slot. Io non arriverò mai là, comunque. Matrioska, come si chiama? Matrioska Todd. Il bambolotto con più mini bambolotti al suo interno. Scegli il... Ah, scegli il bambolotto con più bambolotti. Ok, non distrarti neanche per un attimo, va bene. Ok. Carta vince, carta perde, carta vince, carta verde. Sì, praticamente sì. Ma ci fa vedere qual è quello con più... Per Napoli. Ma come la scelta, come funziona? L'ho perso. Minchia. Ah, madonna. Ho quasi vomito. Forse è questo. Attenzione. Attenzione. Ah, maledetto. Culo di merda. No, che culo di merda. Cioè, scusa. Ma va. Vittoria. Niente. L'occhio deve essere veloce. A me non mi fregano questi con carta vince e carta perde. Uè, Giovi. Oh, yeah. Bonsoir. Sì, sono proprio nata. Ma Luigi è arrivato. Sto bastardo. E niente, si è presa l'altra stella. Di me ne mi ha fatto... Babbo. E niente. Effettivamente è la tappa, quindi si vede fino a un certo punto. Oh, però prima il gioco della lente ho spaccato. È perché la tappa non vedendoci bene abituale. Ma neanche mi ferma a comprare qualcosa. Che cazzo ci devo fare con tutte queste monete? Non tengo manca una stellina. Luigi è al primo posto, incredibile. Vediamo dove c'è. Per favore, portamela sull'isola dove sto io, perché io no, no, a me, adesso ne... una stellina a no, me. No, ci manca quella del cocomero. Così siamo pari. Tu stai al cocomero? Mi pare di sì. Eh sì, è l'ultima isola, quella del cocomero, dove ancora non era. Vai vedere dove sto io? No, però mi sa che sto vicino. Yam, left, lui. Ah, qua sto. Ma qualcosa fa il calamaro. No, aspetta, però... no, perché tu vai di là. È Luigi che sta a tornare, quindi tu te ne stai andando. E dove cazzo vado? Devi fare il giro alla rotonda. Cioè, devi arrivare qua, fai il giro e torni. Vabbè, mi sono pure rotta un attimo le palle. Però Luigi c'ha un culo impressionante, Ha ragione, chi era? Glace. Vabbè. Basta.
Che poi io sono l'unico che non ha mai preso un qualcosa bonus. Non mi muovo neanche. Tu accumuli solo soldi. Sì. Per l'inverno. Questa prende 18.000 bonus, ragazzi, principessa. Avanti. Sì, è infame, veramente. Ehi. Oh, portacci tua. Questa mo si compra gli altri. Ma questa qua compra bonus, girali, usali. Va bene. Vabbè, ma fin quando compra roba? Quello è Luigi che fa queste cose strane. Luigi si trova al punto giusto al momento giusto. Io pure una volta mi sono trovato al punto esattissimo. Però io con i dadi non ho mai fatto più di due, credo. Guarda, questo è... ha fatto. A posto. Sta a fianco al cocome, cioè a fianco alla arrivata. Vabbè, allora, l'unica cosa importante, se ci possiamo fregare le monete alla principessa, così non riesce a comprare la stella. Vabbè, tanto io sto qua. Grazie Gianfranc, grazie per la sub giftata e spim! Va, vaffanculo, va. Uno, due... che no, cazzo, ma io mi devo rifare il giro sull'isolotto, anche io mi sono... Allora, aspetta, aspetta, mi posso comprare. Teletrasportati vicino a una stella. Quanti soldi ho? Sì. Ma non lo posso usare adesso, comunque. No. Al prossimo turno? Ma al prossimo turno già se l'è preso la principessa o lui. No, niente. Ha vinto la principessa. Perché la principessa sta là, deve fare uno, tipo. Chi manca? Allora, trova il personaggio mancante. Vabbè, è facile. Ah, ok, è facile, dipende come te li sminuzza. Vai, vai. Oddio, sono quello che ho capito. Vedi pezzi di quelli sì. In teoria. Vediamo. Che fa lezione? Saltiamo? Sì, salta, salta. Salta, dai, che lo sappiamo, sta pagato. Chi ma... Aspetta, non ho capito, allora, in che questo senso? Questo c'è. Tu. Io ho premuto questo guscio blu. Ah, ok. Tu, solo Luigi ha sbagliato. Ah, no, perché non vedevo neanche il cursore. Mi provo a buttare da un'altra parte. No, quello c'è, il secondo, vaffanculo. Ho beccato la signora. Ultimo round. No, ho buttato a caso prima che arrivassero. Perché in realtà devi cercare di fare velocemente, sì. Ma la devi beccare. Perché abbiamo gli stessi occhi il pipistrello. No, vittoria. Ma tanto che me ne faccio? Non c'ho manco una stella. Vabbè, dipende che... Ma da soldi? Sta facendo una finta cieca. Questo è per prendere la pensione. La signora sta a mettere il gruzzoletto dalla parte. Che dopo mi compro tutti i bonus esistenti. No, la principessa l'ha presa. Quindi mancano 3 turni. Ha vinto la principessa. Sì. No, Luigi, perché lei ne prende 2, ma deve spendere 10 monete. Quindi Luigi, a parità di stelle, c'ha più soldi. In teoria, poi, a meno che non sculano coi soldi. La vittoria di Tantalp è assicurata. Ha detto... Ma non è vero. Ma perché questa cosa? Perché m'ha visto senza stelle. Grazie, Luca Ritz. Grazie per i 39. Grazie mille.
6 monete dagli spazi blu. Vabbè, yeah, non fa niente. Tanto queste, attenzione però, ci sono. Vabbè, quelli rossi sì, li tolgono. Sì, dai, vai, vai. Salve, salve. Ehi, hey, Ian. Capito, tocca, no? Vai. Cazzo, combinato. Ha tolto i cosi. Forse che ha aumentato il potere degli spazi sfortunati. Pericolo, fatte di tutto per... Ci deve capitare la principessa. Ma io intanto sto facendo i pupazzi di... No, voi non lo vedete, però. Vedi che... mo sono andati là, questo... Però Luigi qua deve fare il giro. La principessa sta a una casella dalla stella. O due, mi sa. Però 10 spazi più. Questo col culo che c'ha fa 7, 17. Può essere che ci arriva, 16. Scusa, non aveva preso 10 più 6. È arrivato sto bastardo. No, comunque non è vero. Lo quadrano cosa con Luigi. E niente. Oh yeah, vaffanculo lui. Stella ottenuta. Vabbè, a cappotto, 3 stelle non è. A sto punto era meglio se la piava la principessa. Ma Luigi è irraggiungibile. Ci ha rotto il culo Luigi, signori. Niente da fare. Che merda. Ci ha affossato. Agli agganci. Sì, ma non è possibile. Tutti i dadi che ha lanciato lo portavano nel punto preciso. Ma credo che... Aspetta, io pure. Ogni giocatore scommette otterrà monete in base al come la classifica. No, non ho capito un cazzo. Affrontatevi in un vibra scontro. Scegli quante monete puntare. Ah, a caso comunque. Ok. In palio ci sono 28 monete. Quando senti la vibrazione... Via! Ah, vaffanculo, ma così... va, ma fregata. No, no, io ho premuto quando hai premuto tu, ma non l'ho sentita la vibrazione. Io pensavo che dovevamo prima premere. Fanculo, ho visto che ha premuto e mi è venuto di istinto. Pensavo perché, che dovevamo perché si è mossa piare, la sedia, no. Ho detto di la vibrazione, no, ha premuto lei. Pensavo che dovevo far partire io il gioco no, per no, poi no. La vibrazione. Dove preme quando vibrava il pad? No, non ha vibrato il pad. Vabbè. Comunque, tocca a te. No, non ho oggetti. Due rincoglioniti comunque. Vabbè, abbiamo premuto che non. Vabbè, tanto che cazzo me ne frega. Sotto poi sono proprio dietro io. Andiamo un po' avanti. Spazio partner. Devi cliccare. Attenzione Luigi, questo pure è... Cioè della serie tiri due dadi, come funziona? Oh, può essere, tira il dado per me. Mario ora fa parte dei tuoi partner. Un dado utile. Esce 3 spesso come risultato. Andata la tappa, ma la vittoria assicurata. La seccata, un attimo è stato. Copa, per piacere, Ce l'ho qualche bonus, aspetta. No, io c'avevo il teletrasporto, vaffanculo. E va. No, dove cazzo vado? Sta qua. Ma Cristo, ma è possibile? Questa viola che fa? Meno 2 al risultato del dado avversario. Luigi? No. No, penso che devo scegliere, non lo so. Grazie Berga, grazie per i 13. Vediamo. La pertica sprint. Attenzione. In verticale, La pertica sprint, ma... Ah, c'è per arrampicare. Raggiungi la cima, muovi verso il basso mentre premi... Eh no, come faccio a premere sti due? Devi premere LR anche. Poi rilascia il pulsante mentre lo risollevi. No, solo Wewa, come sale? Però vedi, devi premere. Sì,
Quale? E Pepe? Ma che devi premere, sti due? No, solo questo. Solo che... No, ho sbagliato i tasti, mi sa, perché io pensavo fossero questi. Non ho capito un cazzo. Vabbè, niente. Uno, via! No, si è sganciato... Aspetta. Vai, Copa! Ah, ma tu è più veloce. No, si è sganciato. Mi sei... Perché io premo gli altri, vaffanculo. Noi non siamo pesanti! Non siamo pesanti! Vai, non tappa. Fa male, Copa! Vai, non fa male, Copa! Adriana, vai, vai, palloncello! Grande Copa! Vai, straordinario, Copa! Dai, ce l'ha messa tutta, però, guardalo! Perché a me se ne esce sto cazzo, dici... Mamma mia, signori. Anni di allenamento. In orizzontale, si torna. Niente, quando si tratta di... Di muovere il braccio, hai visto? Ma che ne sapete voi? Niente, io sono milionaria. Ma senza regno, ricco senza regno. Sì. Due turni rimasti, incredibile. A me mancano due passi, ma non ci arriveremo mai, perché tanto me lo soffierà da sotto il naso. Vedete che qualcuno prende il tubo che esce davanti alla stella? E chi sarà questo? Luigi, sicuro? Vedi? No, uno io. Ma ci sarà un teletrasporto sotto il melone qua in Covomero. Mario, allora, forse tu mi porterai un po' di... Allora, Dado Mario. 1, 3, 3, 3, 5, 6. 2, 3, 4. No, scusa. Questo è meglio, no? Fai dell'altro. Tanto mi devo fare tutto il giro. Ah, c'era un altro 5. Lui di Dado. Nice. Allora, vediamo che mi esce. Usiamo quello rosa. È andata così. Guardala però, attenzione, il tubo verde. La Roma porta. Volete che ti porta davanti a me? No, mi porta sì. No, mi porta. Mi sa che no. Mi sa che non è il tubo verde quello che sta davanti alla stella? O era rosso? No, mi sa che mi ha portato indietro. Di nuovo. Mo ricontrolliamo. Non mi ricordo. Cazzo sta a fa questo? Ha acceso il lumino. Ah no, era rosso. Copa, per piacere, due passi dobbiamo fare. Due passi. E due no, perdi le monete. No, due passi inteso, stiamo poco più avanti, insomma, cazzo. Tre, quattro, o dieci o abbiamo perso, signori, non c'è... Mi ha portato all'inizio, Easter, sfortuna di merda. Allora, chi è che ci può inculare? Il rosso... Ci arriva prima lei? No, Luigi, quello Luigi fa così, va al rosso e spunta là. Madonna, ma io sto di nuovo laggiù... In culo a Luigi. Luigi è troppo pericoloso, signore. Vattene a fanculo. Come ride, come se la ride, Copa. Vai, Copa! Un 10, per piacere, Copa. Ma vaffanculo! Due passi t'ha fatte, io te l'ho detto, non io è dall'inizio che sto a fare due passi. Ma fregati i soldi e non ci arriveremo mai. Avanti. Uno, ma perché io tre. Contro tutti? Ma che è sta mafia? Pugni flash, incredibile, mi devono pure prendere a pugni? Colpisci i bersagli non appena si lumina, arriva a 20 punti prima degli avversari. Ma loro sono tre, io sto da solo. Ma che se fa così? Levato lui, è perché vedi noi ci ceppiamo, ecco qua, mi hanno incastrato. Ma no, basta che li mettete ognuno a un lato. Ma loro si muovono. Vai, vai, amore, è un tutorial. Sì, sì, lo so. Via! Ehi, Yam, Peach! Vedi che è più facile in uno? Perché dici vado tu, vado io, vai tu, vado io, vai tu. E nessuno ci va. Non so che sono lenti come la merda a tirare i pugni. Fine. Hai vinto tu.
Grazie, tutto si mise al centro. No, l'ha messo lui, non è che mi ci sono messo. Quando si tratta di menare, signore, tra pugni, rosa in camelia, qui non guardiamo in faccia a nessuno, botte da orbi. Sì, ma le monete io non ci faccio un cazzo. Ma tu hai visto dove sto io? Non porto la retta, perché sì. Vuoi vedere che un turno manca. Vuoi vedere che prima che arriviamo là, cioè prima che io faccio 1, 2, 3, ci arriverà qualcun altro, tipo la principessa che prende il rosso e arriva qua, Luigi che prende il rosso e arriva qua. Sia Luigi che la principessa arriveranno prima di me. Quanto ci vuoi scommettere? Questo però... c'ha due, meno due però c'ha, eh. Ok, fa uno. Però giusto per pietà a me la potrebbero far via una stellina, Ok, mo tocca la principessa. Ah, no, tocca a lei. No, usiamo sempre questo, mi piace. Sei. Oh. Ma cosa? E si è comprato tutta la principessa. Sì, ma me vado a comprare le pizze. Bah, mi sto facendo un po' di nervosi. Un tuo, siamo al decimo turno di 10. Mi sta facendo il nervosi sto gioco del cazzo. Ha avuto fa sport. Ecco qua, è arrivata la principessa. Vedete? Due. Ha usato qualche bonus, sta stronza. Ah, gliel'ha dato però. Lei deve prendere quella, è arrivata. Prima di me sicuro. Guarda, io devo fare almeno tre. Allora, togliamo sto dado del cazzo per piacere. Dado normale. Almeno tre, copa. Bah, bravissimo, cazzo. Ce l'abbiamo i soldi? Incredibile, straordinario. Dammi la stella. Bravi tutti. Olè. Vabbè, Luigi comunque ha vinto. Sì, buonanotte. 62 monete, 0 stelline. Finito? No? Sì. Non so se devi finire il turno, fa vedere. E che finiamo a fare il turno? Mettila qua di nuovo. Bravissima. Tu la potresti vincere un'altra stella. Aia. Che devo fare? Che ne so, non hai centrato. No, ma non ne faceva da solo quello. No, ultimo minigioco. Cazzo, ci potevo arrivare. No? Vibra quiz, attenzione. Fai attenzione alle vibrazioni, stacchiamoci con la... e rispondi. Cerca di sentire differenze tra i tre tipi di vibrazioni. Ah, vabbè, ho capito, sì. Il primo fa così, il secondo così. No, l'ho persa. Che cosa? No, che cos'è? Copa buongiorno. Via! Ah, qua ce le fa risentire, ok. Ok. La principessa è una capina un cazzo. Ah, cambiano pure. Ok. Questo è più difficile. Ma non sappiamo dove stanno. Non è l'orecchiattone.
Sono uguali. Questi sono uguali. No, sono tutti e tre uguali. Sì. Vai, io direi questo. Ah, quello? No, ci hai beccato tu. Io dovevo fare una cosa. In realtà dovevo scegliere quello che sceglieva lei. Era l'unico modo per vincere. Anche se tu, anche se arrivavo secondo, avrei vinto lo stesso, perché quegli altri due non ci arrivavano ai punti. Che poi si vincono monete che non servono a un cazzo, però. Ha vinto Luigi. Beh, insomma, allora, se mi dai un secondo, vado un attimo in bagno. Se no rimangono un attimo da solo. Mi scoppio la... Ah no, vai prima tu. No, prima di andartene a pigliare le pizze. Il sole tramonta su questa avventura. Sfida bollente. Attenzione. Luigi ci ha fregato. Le monete non servono a niente. Allora, bonus. Ah no, aspetta, ciascun bonus conferisce una stella. Fermi, fermi tutti. Vabbè, la signora, un momento. Però bonus è... bonus oggetti. Chi lo vince? Chi ha usato il maggior numero di oggetti. Niente. La principessa, mi sa. E quindi mo sta a pari merito. Il secondo bonus è... bonus sfortuna. Per chi si è fermato il maggior numero di volte negli spazi rossi o negli spazi sfortunati. No, forse no. Pensavo che ha fatto meno punti. Ah no, per noi comunque. Bravi tutti. Grazie, grazie, troppo gentili. Attenzione. Mo, attenzione, abbiamo tre stelle tutti e tre. Tranne la signora che ne ha comunque zero. Severo ma giusto. Severo ma giusto. Perché ha dato delle stelle bonus. Ah. Quindi ha dato le stelle a chi ha usato più oggetti, la principessa Peach. E le stelle a chi è stato più sfortunato, che ha preso più malus, che l'ha data a me. Ah. Quindi tre stelle io, tre stelle lei, tre stelle lui, ma io già avevo più monete. Sì. Cioè, io non ho usato... bravi tutti, bravi tutti. Vedi? Con le monete... la principessa ha due stelle. Cioè, siamo a giocare 7 e 10, se non devo fare le corse. Vabbè, signori, vado un attimo a pisciare. Ci vediamo tra poco. Io vado a fare queste cose. Io arrivo tra un secondo. Arrivo. Grande vittoria comunque, straordinario, straordinario. Datemi un secondo, signori.
Secondo, signori, rispondo un attimo al volo.